that's a lie. Yeah, we Let's go, bitches! Molti di voi si aspettavano che oggi avrei fatto il question and answer, iniziando con le domande per i 15.000 iscritti, ma diciamo che ho avuto un po' di ritardi perché sono molto impegnato in questi giorni con l'università. Comunque, oggi vi porto un video di Battlefield 4 che non facevo da tanto tempo e anzi vi consiglio di vedere perché è una partita molto bella che ho giocato col cecchino e secondo me questo cecchino è uno dei migliori da usare perché... Diciamo ora vi spiegherò le caratteristiche, però è uno dei migliori e uno di quelli con cui mi trovo meglio. Comunque, oltre a questo, il prossimo video ovviamente sarà un video, il video del question and answer in cui potrete fare le domande. Quindi sto vedendo di trovare un bel sottofondo in modo che abbiate tempo, vi possa spiegare delle cose, eccetera, eccetera. E ovviamente facciate il question and answer. Comunque, iniziamo a parlare dell'M45, come avete visto dal titolo. Allora, per prima cosa, come ho già detto, è uno dei miei cecchini preferiti, ora vi spiegherò perché. Per prima cosa, è un fucile da cecchino con cui si uccide con massimo 2 colpi e un minimo di un colpo. Ma qual è, diciamo, il vero, diciamo, come posso spiegarvi, il vero bonus, i veri pro, diciamo, di questo fucile rispetto agli altri? Bene, è sicuramente il ratio di fuoco, perché spara ben 60 colpi al minuto, che tra l'altro è uno dei fucili da cecchino più veloci. E comunque la sua gittata è ottima per, per questo tipo di cecchino, anzi è uno dei migliori per scontri urbani. Infatti diciamo che i proiettili inizia, diciamo, a cadere il danno dopo 12,25 metri fino a un massimo di 100 metri, quindi a 100 metri farete 59 danni, che è il minimo, mentre fino a 12,5 metri ucciderete con un colpo, perché fa 100 danni. Questo qui è un fucile molto buono per i close quarter combat, cioè per i combattimenti sicuramente in città, quindi io vi consiglio di usarlo principalmente per mappe strette o magari se vi muovete molto come tipo di cecchino. Comunque parliamo anche di altri vantaggi, che sono sicuramente la ricarica, che quando non si hanno munizioni all'interno di soli 4 secondi, mentre invece quando si hanno ancora delle munizioni 2,7 secondi, che lo rende alla fine molto veloce. Comunque, alla fine i bonus di questo cecchino sono sicuramente la grande velocità con cui si può sparare e la grande rapidità che si sente nell'usarlo, quindi sicuramente vi troverete bene in quelle che sono le mappe più strette o urbane, che sono quelle che io preferisco tra l'altro. Il mio consiglio è di usare il mirino 8x o un minimo di 6x, non utilizzare mirini più grandi perché su questo cecchino non servono alla fine. Contate che per fare tiri veramente a lunga distanza dovrete alzare veramente tanto la vostra mira, o se no correggerla con, diciamo, con il D-pad, con le freccette, quindi non ve lo consiglio. Vi consiglio più che altro di correre molto questo cecchino, fare colpi veloci, uccidere subito la gente spottata e così via per la sua rapidità. E comunque pure la ricarica si presta, diciamo, a essere un vantaggio, ma ha anche un caricatore molto capiente che è di 11 colpi a pieno carico, quindi fidatevi, è veramente un mostro questo cecchino. Spero vi sia piaciuto il video, perché non ne facevo tanti di Battlefield 4 in depth. Ho il PC rotto al momento, il desktop rotto, quindi appena mi arriverà comincerò a fare altri video di DayZ se ve lo state chiedendo, e comunque ora sto usando il portatile e cercherò di renderizzare e di fare video al meglio. Spero vi sia piaciuto questo video, bitches, ci becchiamo domani, let's go!